Cari amici trader, buongiorno. Oggi è il 20 gennaio, data dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca come presidente, 46esimo presidente degli Stati Uniti. Oggi facciamo l'analisi del nostro forex. Partiamo con il calendario guardando per le candele daily, e vedete che oggi c'è il tasso privilegiato di interesse sul Cina, poi alle 8 l'IPC annuale che è positivo, poi sull'euro dollaro attenzione all'IPC annuale, poi attenzione l'indice dei principali prezzi al consumo per il dollaro canadese, poi il rapporto sulla politica monetaria, tasso di interesse, poi decisione sul tasso di interesse che dovrebbe rimanere invariato, e poi vedete che da fissare US President Biden speaks. Discorso, poi vedete che la giornata si conclude abbastanza tranquillamente. Partiamo con il grafico euro-dollaro che ieri ha fatto un'altra candela positiva. Vedete che adesso questo potrebbe essere, qui che vi vado a vedere adesso, questo potrebbe essere la partenza del G4. Eccolo qui che lo vado a mettere, questo minimo qui che è stato fatto. Potrebbe andare si visto che domani ci sono i tassi di interesse. L'euro-dollaro potrebbe andare a fare il pullback a 1,23. Vedete che secondo me potrebbe fare, se non rompe questa resistenza, questo supporto dinamico, vedete che allora potrebbe andare a fare questo e poi scendere oppure continuare. Il trend, come potete vedere, la media 50 rimane positivo. Per il momento staremo a vedere che cosa succede. La sterlina, lei. Un'altra candela positiva anche lei, anche qui potrebbe essere questo il G4, vedete che faccio vedere qui, 19esima, no, questo no, 25esima, aspettiamo. Anche qui vediamo cosa succede, a 1,37500 è inutile entrare adesso, siamo sempre sotto il supporto dinamico e siamo in una fase, possiamo dire, questa di lateralità, per momento inutile fare qualsiasi posizione, aspettiamo di vedere cosa succede. Il dollaro yen dove io sono dentro short, vedete che la media 50 sta respingendo gli attacchi, il trend rimane short, siamo sempre in un G4, per mentre aspettiamo di vedere cosa succede sul dollaro yen. Il dollaro canadese, che eccolo qui, dollaro canadese, lui invece, come potete vedere, continua la sua fase di lateralità, siamo sempre in una fase di short, per mentre non faccio niente, aspettiamo di vedere che faccia l'inversione definitiva per partenza del G1. AUD USD, vedete che anche lui, come l'euro-dollaro, potrebbe andare a fare il pullback, per il momento qui, vedete che lo aspetto a 78, per il momento il trend rimane sempre long, però non faccio niente per il momento. Dollaro messicano, dove io sono dentro long sulla candela annuale, ieri ha fatto un'altra candela negativa, per il momento siamo fermi, siamo sempre in una fase di short, per il momento aspettiamo sul dollaro messicano. Poi Ethereum che sta volando, Ethereum che ieri è andato a fare un nuovo massimo, io ve le metto tutti i nuovi massimi, vedete che abbiamo raggiunto 1445. Se lo guardiamo sul dollaro, vedete che possiamo vedere è andato a prendere il massimo del 2017, con trend rimane sempre long. Il Bitcoin, lui invece ieri ha fatto una candela negativa, diciamo, positiva, ma una pin bar. Anche qui potrebbe chiudere il ciclo, per il momento siamo sempre il massimo che ha fatto qui. 41.000 non è ancora stato rotto, per il momento questo è il massimo, staremo a vedere cosa succede. Poi il US dollaro lui continua come l'euro dollaro, una fase di lateralità, non facciamo niente, non ci sono le condizioni per entrare. Il gold, io sono dentro long, probabilmente questo minimo potrebbe essere il minimo della partenza del G2, vedete questo potrebbe essere il minimo del G2 per il momento. Non tocchiamo niente, siamo long, vediamo cosa succede. Per il momento il trend rimane ancora short perché vedete che questo è un G2, però attenzione alla media 50, attenzione alla media 50 che è rivolta verso il basso. Staremo a vedere che cosa succede. Poi dopo il gold andiamo a vedere
il petrolio, eccolo qui, petrolio dove io sono dentro con un ETF long, per il momento vedete che sta continuando a salire, per il momento anche qui siamo in un G4, staremo a vedere se andrà a prendere i 55, per il momento lasciamo tutto così com'è. Dopo il petrolio andiamo a vedere il Dow Jones che ieri non si è quasi mosso, vedete che è fermo, siamo anche qui in una fase laterale, vedremo cosa succede, probabilmente anche qui sta per chiudere il ciclo, lasciamo stare, probabilmente non facciamo niente. Poi il DAX, la musica sul DAX, potete vedere voi stessi, è la stessa, anche qui aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi la soia che dopo aver fatto il suo massimo, vedete che adesso dovrà chiudere il ciclo, aspettiamo, non facciamo niente, il trend rimane sempre long. Il copper, eccolo qui, copper che anche lui per il momento fase di lateralità, anche qui non si fa niente, aspettiamo di vedere cosa succede. E il canadese, vedete che il dollaro canadese, scusate, il gas, vedete che ha fatto un'altra candela, avevo detto attenzione, questa media 50 che è rivolta verso il basso, per il momento sul gas, aspettiamo di vedere che cosa succede. Questo è tutto per oggi, io vi auguro ancora una buona giornotte e una buona giornata. Ciao a tutti!